Eccoci ragazzi, allora cambia il nostro titolo in casa network, si parla di Inter, Frattesi, Zielinski e Taremi chiedono spazio, anche perché, caro Becca, io riparto da te, spazio? Adesso vedremo l'Inter impegnata anche nelle coppe, la prossima settimana forte. Riparte la Champions e quindi Inter calendario serrato, il turnover è assolutamente obbligatorio. Vostro forte. Credo di sì, da cosa te lo dici? Ha detto tutto ha due squadre. Prima l'Inter non prende quella, adesso ha una rosa completa. Guarda, e a tal proposito abbiamo anche la grafica della formazione dell'Inter. Col sì, Monza. Ma, secondo me l'unico problemino che può è dosare bene il turnover e a seconda della situazione, perché c'è, è una rosa importante, perché qua ci sono giocatori. Guarda, infatti noi proponiamo 3-5-2 con davanti Taremi e Thuram. Una rosa si è costruita senza Debiti, visto Dunfri. Che abbiamo parlato in serata di questa roba qua. No, ascolta, è interessante, Vittoria, senza. Vedere, perché in settimana no, uno dei temi principali sull'Inter era la richiesta un po' anche mediatica, se vuoi, di trovare più spazio a Frattesi, certo. Che credo appunto che col Monza lo troverà, anche perché però Barella naso. Ha subito la recente, sì. Recente intervento. Certo, no, l'intervento al naso. Però ed è chiaro che con i tanti impegni ci sarà più spazio rispetto all'anno scorso per Frattesi. Ma io credo che... A che ora chiudiamo? Le sue caratteristiche, cioè non... È un giocatore fortissimo, però nella fase di non possesso lui è bravo ad attaccare lo spazio e la porta. Sì. Barella e Mkhitaryan fanno un lavoro più completo, sì. Ed è questa la ragione per cui Simone Inzaghi cioè, preferisce i due. Certo. Secondo me Frattesi, a parte la partita dell'altro giorno, credo che sarà destinato ancora a fare il primo cambio, comunque non il titolare. Ecco, beh, però comunque sei il primo cambio nell'Inter. Se ho ben capito, la scelta è in funzione che Frattesi spinge di più rispetto e può andare a intaccare l'equilibrio di tutto sì, l'ambaradam. Da meno equilibrio tattico. Da meno equilibrio tattico. Esatto. In una squadra dove i difensori fanno i registi, sì. Dove gli esterni la spingono e quindi c'è bisogno allora, anche di qualcuno quindi che nella sabbia... formazione no ma cioè, se vuoi ti fa guarda c'è pieno di no, fogli no, se lei mi presta una penna ci faccio uno schema è questo che mi preoccupa che scrivi troppo no ma ti faccio uno schema adesso allora no, com'è Sommer poi va bene andiamo avanti allora no, no credo ma adesso... Luciano ma da quando è un problema spingere troppo te. Perché questo un po' dicono no, il problema sono, di Frattesi ovviamente è una provocazione non chi la dice, mia chi dice quelli che hanno spinto quando fai Nolica scusa Vittorina cioè, Vittorina è un trio aspettate che non sentiamo Moggi poi arrivo da te aspetta che c'è un litigio in studio andiamo avanti eccoci Luciano non ti sentivamo ti abbiamo ripreso eccoci. Non l'ho sentito, ripeti la domanda. Intanto... No, dicevamo che Inzaghi ha detto che Frattesi in questo momento non è un equilibrio per la squadra perché spinge troppo. No, non l'ha detto Inzaghi. Ma no, ma certo. È una chiave di lettura che viene data. Ti dico ma certo, ragazzi, vi prego, però non mi fate puntualizzare le robe scontate, no? Andrà al posto di Mkhitaryan quando Mkhitaryan giocherà peggio praticamente di adesso. Fino a quando Mkhitaryan avrà praticamente le qualità dimostrate fino ad ora... È difficile toglierli. Lo spazio di Mkhitaryan poi lo può prendere Frattesi. Il quale Frattesi? Lì è anche semplice perché se spostano come era stato fatto nel Napoli, Zielinski all'interno, Frattesi si può inserire nelle linee e può creare dei problemi enormi perché è veloce, perché vede bene la porta, perché praticamente è un giocatore che, giovane che nella sostanza può dare anche un ciclo. Alla propria squadra, lui come apporto. Certo. Dico bene, Becca, dimmi te. No, dico, credo che lui però teoricamente, Luciano, sia l'alternativa Barella e Zielinski sia l'alternativa Mkhitaryan. Ma Frattesi sì. Non può essere l'alternativa. Frattesi non difende, no. Frattesi attacca. Così. Becca, cosa ne pensi? Barella sta davanti alla difesa. Barella ferma l'avversario, poi riparte e segna anche dei gol spettacolari. È quello che manca, ma il Frattesi c'ha un altro compito, è quello di entrare nelle linee. Ed è un giocatore che ho fatto vedere anche in nazionale
con quanta facilità entra dentro l'area di rigore, e questo praticamente potrà avere sviluppi più importanti quando Mkhitaryan non giocherà più nell'Inter. Vabbè, sì, certo. No, ma quello che al di là delle idee calcistiche che abbiamo, però noi vi rendete conto che siamo andati a toccare un giocatore che è devastante quando si inserisce, che però si fa la scelta tattica perché magari lui copre meno. Cioè, tu hai dei giocatori forti, li devi ruotare nel modo giusto, ma non puoi, secondo me, ogni giocatore, Paolo, questo ha la caratteristica in un certo modo, e le scelte vengono... No, sono giocatori forti di prima fascia che li devi solo ruotare nel miglior modo possibile. Ma nell'equilibrio dell'11. L'equilibrio, no, scusami, è un po' come dicevamo del Milan, che diceva Luciano, anche i giocatori del Milan sono forti, sono però diversi, sono assemblati con caratteristiche diverse. Dammi gli occhi. No, ma non è dammi gli occhi. Nel 3-5-2 di Inzaghi, molto offensivo, c'è tanto equilibrio tattico. Dammi gli occhi. E Frattesi da meno equilibrio, ma parla con il direttore, e non è che me ne invento io. Paolo, scusa, parlo con Simone Inzaghi. Quando vai a prendere giocatori dell'Inter, quelli del Milan c'è una sostanziale differenza. Quelli dell'Inter hanno la rogna, quando perdono la palla vanno in tre a recuperarla. Vabbè, ma quello è ovvio. No, ma quello è, se perdono la palla, no, ma vabbè, ma che succede nel campo? Ma quello è chiaro, non era un paragone, no? Assolutamente, ragazzi, assolutamente. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, perché attenzione, confermata la notizia riportata per quanto riguarda l'avvicinarsi del rinnovo di Dumfries. Finalmente sta per sbloccarsi la trattativa, il terzino è tornato, rinfrancato, no, anche dagli impegni della sua nazionale. E quindi si parla, Paolo, di 4 milioni rispetto agli attuali 2,5, un nuovo contratto con, sembrerebbe vedere anche l'inserimento di una clausola rescissoria da circa 15-20 milioni. Ovviamente staremo a vedere, valida la clausola per il mercato estero. Sì, per adesso è un condizionale, c'è anche un'opzione di rinnovo per un anno in più, ecco, però finché non verrà annunciato, voglio dire, comunque è una trattativa lunga. Noi comunque la monitoriamo. Sì, no, beh, in ogni caso poi lui è stato tanto sul mercato, è due sessioni che sta sul mercato, poi alla fine se rinnova va bene così, anche perché è salito nel rendimento. Certo. E poi comunque, cioè, l'Inter, voglio dire, Darmian... è affidabile, però non è più giovane, presentare... no, anche lui. Manteniamo, Matteo. Io vi vorrei far capire un piccolo particolare che esiste nel calcio. Allora, prego. Voi avete visto che praticamente il papà di Ferguson ha annunciato il rinnovo del contratto del proprio figlio, 2029. Mentre il papà di Samardic fece andare a monte il contratto del figlio con l'Inter. Ecco, certo. quando voi vedete queste cose, cominciate ad annusare quello che succede nel calcio, perché parlano male dei procuratori. Adesso sono i padri e i fratelli che fanno i procuratori, attenzione, e poi si dividono praticamente quello che è normale, attenzione, però rientra tutto in famiglia. Quindi lì, ecco, io ho letto questo affare del papà di Ferguson, che non ha niente di male, perché evidentemente si è inserito nella trattativa e da buon procuratore padre praticamente ha fatto portare avanti il contratto. La stessa cosa non ha fatto il papà di Samardic. E queste qui sono le cose che purtroppo disturbano il calcio e disturbano gli stessi giocatori. Adesso voglio vedere Samardic se non supera se stesso, come può essere richiesto da altre squadre. A meno che la mano fatata di Gasperini non lo porti praticamente a fare delle cose eccezionali, perché Gasperini, sapete cosa dice? È inutile che mettiate l'Atalanta favorita praticamente, perché io tutti gli anni mi trovo ad avere giocatori diversi da rivalutare, come De Ketelaer, e fanno esempio di De Ketelaer. Per cui fatico a portare la squadra in forma, a fare praticamente gruppo, dopodiché mi vengono migliori. Però questo qui praticamente, ecco, mentre i genitori sono certe volte la rovina dei propri figli, i giocatori,
Gasperini è invece la cassaforte dell'Atalanta, perché permette e ha permesso tanti anni di diventare migliori, voi guardate l'elenco, e di prendersi quelli che praticamente si chiamano scarti di altre squadre rivalutandoli. Questo era un particolare che bisogna osservare attentamente, perché questo praticamente porta nel calcio qualcosa di diverso praticamente da società a società, da padre a padre. Ci sono quelli che ragionano bene e quelli che ragionano male. Quelli che, cioè, io, a me è capitato una volta un giocatore brasiliano che poi la Juventus ha preso 2 anni dopo, quando io non c'ero più. Ah, chi era? È venuto, me lo ricordo il nome. È venuto in società, era un attaccante. Diego. È venuto in società Diego, il papà e mi ha detto: il 40% del contratto praticamente è mio. E io gli dissi, appena mi disse così, quella è la porta. E non ho voluto parlare praticamente con nessuno dei due, né col giocatore né col papà. Attenzioniamole queste cose, perché sono quelle che creano gli squilibri. Assolutamente no. Più ma era Maurizio che... Diego? E beh, bravo, complimenti. Diego. Complimenti. Ma quale di due? Diego, no? Sì, quello è il brasiliano. Sì. Mi venne a dire che tu c'hai il 40% del contratto. Allora io gli dissi: guardate, tu c'hai il 40%, io invece non voglio il giocatore, perciò arrivederci, grazie. Luciano, mi togli la curiosità? No, questo no, non te lo chiedo. Te lo chiedo in privato, una cosa no. Vabbè, vi parlavo poc'anzi proprio degli impegni serrati, no? Dell'Inter, con attenzione, Matteo. Non dopodomani, oggi che giorno è? No, non giovedì. Domenica, quindi la prossima di campionato Monza, bensì la settimana successiva. Ebbene sì, la nostra regia che prontamente ci fornisce il calendario dell'Inter. Io mi riferivo proprio, ragazzi, al 22 settembre, tempo di derby di Inter-Milan. Allora, c'è Becca che Ho visto il calendario, c'ho paura. Immagino, cioè, si copre, però tornerei subito da Matteo, perché si parla, no, di derby, e quindi sarebbe interessante interpretarlo in chiave milanista e interista con Becca, anche alla luce di quello che è il calendario dell'Inter, perché comunque è piuttosto serrato. Va bene Monza, però non prendiamolo sotto gamba, e poi hai il Manchester City e poi subito il derby e l'Udinese, ragazzi, in questo momento capolista, quindi sì, attenzione. È un calendario comunque abbastanza impegnativo, secondo me è più impegnativo quello del Milan e quello più semplice in questa fase del campionato quello della Juve. Paragoni. E dal punto di vista milanista, perché mi è stato chiesto, certo, il derby dal punto di vista milanista, io ho una paura terrificante, perché ormai almeno per me sta diventando un incubo. Sei andati male. Sì, il problema è che rischia di essere il settimo. Insomma, sette sono, iniziano ad essere abbastanza soprattutto troppi, per il periodo del Milan. Esatto. Non voglio ovviamente portare la discussione sul Milan, ma no, però. Ma anche no? Per il periodo dell'Inter, perché anche l'Inter sembra essere ripartita, no? Beh, come aveva finito l'anno scorso, praticamente. Ma è un concetto diverso. Cioè, adesso guardiamo il calendario dell'Inter, prepariamo, parliamo così. Però io parto da un altro presupposto, che la squadra, questo gruppo negli ultimi anni ha dimostrato che se la può giocare con tutti, e già lì è una cosa, c'hai 80.000 persone sempre allo stadio, te la puoi giocare, poi nel caso puoi vincere e perdere. Non costa suolo. Ma più che altro perché si rifà ovviamente alle avventure degli anni passati, il Sassuolo, no? Che è stata un po' la spada di Damocle di Inzaghi Inter. Senti bene il concetto. Dato di fatto, mica l'ho inventato io. Ho capito cosa c'entra il Sassuolo, ha ragione, una squadra che non è stata smontata, che ha vinto lo scudetto, che ha fatto una finale di Champions, la gioca. Ha perso 2 volte con Sassuolo. No, io non è una notizia? Real Madrid per 2 volte col Betis, e non è notizia? No, volevo dire che per me, poi voi siete particolari, quelli che hanno inventato. Vero, tranne con Sassuolo, non hai vinto. Per quanto manca la finale. Ma sì, sempre meno, non ti preoccupare. Ma è una provocazione. Ma certo! Boccato alla sua provocazione. Ma ha boccato con 3 anni, tra l'altro, neanche uno. Sì, è proprio boccato. Vai, stavo scherzando, non volevo renderti triste. Ma arriviamo anche da te, direttore, sul calendario dell'Inter. Depositare la verità, parlate, io volevo dire una sensazione mia personale. Che può piacere o non piacere, però mi rifiuto, perché giocartela con tutti, abbiamo fatto degli anni, ognuno di noi ha una sua squadra del cuore,
quindi per me giocarmela con tutti, poi puoi vincere, poi perdere, è un motivo di soddisfazione. Certo. Poi le altre sono chiacchiere a chi gli piace fare il teatro oppure fare i fenomeni. Io non sono di quella categoria lì. Ma grazie dell'attenzione. Luciano, di questo calendario serrato con... appunto noto un po' di permalosismo l'Inter ma permalosità acuta proprio sicuramente madonna mia e ragazzi Eva, sì, siamo in TV però adeguati scusa si dico. Vede anche che sei appunto io ci so stare probabilmente no perché ma, mi sono perché era una battuta cioè, si è spaventato di questo basta. Calendario allora, ragazzi dai. Ma sì ma sì. Era una battuta basta. Se la prendi così male non scusa no, no, non più ho la pelle d'oca c'ho paura non ci siamo capiti. Direttore, urge il turnover di cui parlavamo prima con questo calendario così serrato per l'Inter, anche alla luce di quelle che sono state queste prime tre giornate? È tutto chiuso, da lì... No, si è interrotto tutto. Si è interrotto tutto perché praticamente il mio mezzo comunicativo ha stabilito che sono arrivato dopo e devo andare via un po' prima. Ma no, 5 minuti! Deve essere 5 minuti! Non ci lasciare per 5 minuti! Mancano 4 minuti! Ma quest'ora impazziamo tutti, ragazzi! Alle 23:23 impazziamo tutti! No. Il problema è che non vi ho sentito, quindi se no, mi dicevo! È meglio, meglio! Dicevo, meglio così forse guarda che è meglio così dicevo Luciano il calendario dell'Inter è veramente impegnativo no? E quindi urge quel turnover di cui parlavamo prima Monza, Manchester United guarda io leggo il calendario dell'Inter effettivamente Manchester City derby Manchester City, tutto quello che volete è un calendario abbastanza impegnativo. Però io devo dirvi che l'Inter ha tanta autostima in se stessa che può competere con qualsiasi squadra. Io adesso magari esagererò, no, io credo di essere sul buono perché quando vedo una squadra andare a rete con la facilità con la quale va l'Inter non può, e non solo, non subire dei gol, perché ricordatevi che l'Inter... ha subito soltanto due gol, mi sembra, a Genova contro il Genova, per due errori clamorosi di due giocatori, attenzione. Quindi voglio dire, è una capace a difendere e a offendere. Ma infatti... e le squadre che sono così hanno autostima e fiducia in se stesse, Luciano, e possono vincere in qualsiasi partita. Dica. Luciano, io ti vengo completamente dietro perché sono d'accordo, l'ho detto più volte quest'anno in trasmissione, anche settimana. Era la mia di prima era una battuta perché l'anno scorso l'Inter. Cioè, sapevi già prima della partita che finiva in quel modo lì. E quindi Sassuolo che ha retrocesso, che ha fatto punti con l'Inter. Ha fatto strano durante la stagione, no? Detto questo, io sono d'accordissimo che non abbia potenzialmente in Italia, secondo me, non ha rivali adesso, ad oggi, perché è la stessa dirigenza, è lo stesso allenatore, è lo stesso 11 che va in campo da due pochissimo. Anni, più le aggiunte fatte che sarebbero titolari, poi aggiunte, chiamiamoli riserve, Taremi, Zelischi. Sì. Magari tra un anno la Juventus adesso no, adesso no, però in Europa io vedo un gap importante invece con le squadre di blasone serie, perché l'anno scorso la Champions ti ha dimostrato che una volta che il sorteggio non è con le portoghesi, cosa che è successa anche noi, perché festeggiavamo per il Porto, andavamo a casa, festeggiavamo per l'Ajax, andavamo a casa, e quindi probabilmente eravamo scesi di livello ed era successo. L'Inter l'anno scorso è uscita malamente da una Champions che stava poteva tranquillamente portare ai quarti perché era 2-0 con un Atletico che era inferiore ed è andata, ha spento completamente la testa. Però l'hai giocata. Sì, l'hai giocata male. Sì, hai fatto degli errori, però ha fatto... Cioè, forse vorrei ricordare, te sei giovane, perché noi venivamo dai periodi degli anni... No, che grazie eravamo, per il giovane. Cioè... Però ti dico, sul 2-0, quella squadra mi aspettavo una partita... Scusa Francesco, di a Begalossi che noi giovani esatto. stiamo facendo un esame e ride Bega, ride. perché è tardi stiamo facendo un esame di una situazione abbastanza accurata, quindi viene dall'esperienza tua e dalla gioventù nostra che praticamente può dare un contributo di freschezza al campionato. Un giorno vi racconterò la mia giovinezza. In questo momento è la freschezza del campionato, quindi aspettiamola e vedrete che la Juventus arriverà. Mentre l'Inter è già arrivata, praticamente si potrà ancora
permettere di lottare per vincere il campionato. Questa è la sostanza di questo aspettiamola e viviamola campionato. Qui negli studi di no, Netflix, la domanda voglio fargliela adesso lui. No, aspettiamo. Siamo in chiusura, ragazzi. Quindi Luciano, dimmi la tua, se non vince il campionato Inzaghi deve restare? Ma Inzaghi resta comunque, ecco. Perché è nella stima di Beppe Marotta di Ausilio, ecco. Quindi si può anche perdere un campionato o si può vincere, io credo che lo vincano ancora.